dottor De Michelis, io dottor ti... Agresti. No, lo so che ti sto dando fastidio, no, ma tu sei un uomo di grandissima qualità, un uomo di grande qualità, fai sempre contenuti con me, la gente sta apprezzando particolarmente, c'è dietro la telecamera uno che continua a farci i segni. Ah, c'è il volume della voce. Allora, alziamo, ma noi siamo persone rispettose. Qua c'è una gara podistica alle nostre spalle. C'è il Fitness Day. Ah, beh, tu sei il top, eh. Beh, anche tu ti stai allenando tanto, eh. Non esageriamo. Guarda il colpo gobbo. Che si allena un minuto. Io spero che il colpo gobbo venga fermato dalle autorità locali. Lo spero vivamente. Sarebbe un sogno vedere colpo gobbo arrestato qui, perché siamo a Norimberga, sì, dove la Juventus domani, proprio alle nostre spalle, giocherà alle 17. Cami, allora, Dienhausen è la notizia di giornata. Tutti i dettagli. Non c'era aspettare. Operazione complessivamente da 18 milioni, da capire ancora un pochettino i bonus, ma con una percentuale legata alla futura rivendita che potrebbe sfiorare il 20%. Questa è la traccia che Juventus e Bournemouth hanno impostato. C'è di più, Cami, c'è che in queste ore si stanno organizzando le visite mediche, quindi salutiamo Hausen. Ti dispiace? Stanno vedendo tutti quelli che piacciono a me. A te sì, a me non particolarmente, Hausen, ho dei dubbi. Ho dei dubbi perché sono puntiglioso, perché è un ruolo molto delicato, perché fisicamente secondo me lui è ancora acerbo, è normale, è giovane. E il petto, la spalla, il braccio, la schiena vanno portate avanti con un lavoro di palestra, e noi siamo nella situazione giusta, oggi lo possiamo dire, anche a seconda dell'età, non è che puoi caricarlo eccessivamente, no? Quindi da questo punto di vista credo che sia un giocatore che ha fatto vedere le cose migliori palla al piede, ma a livello difensivo per me non era una prima scelta della Juve. Ma hai anche la sensazione, Cami, che magari certi atteggiamenti da parte della famiglia, il papà, abbiano portato la Juventus a un certo punto a dire basta? Ma guarda, io ti dico anche il discorso legato a il video dell'esordio di Ildiz e Hausen. Juve-Lecce, partita bruttissima, un tiro in porta la vinciamo noi con Milik, ma la famiglia di Hausen che nel dietro le quinte dice vabbè, però noi volevamo esordire, non l'abbiamo visto. Però ragazzi mio, c'è 18 anni la Juve, non è che tutti a 18 anni. E quello che è successo a gennaio, l'accordo ha fatto gennaio, con... lì è finita l'avventura di Hausen alla Juve. E posso dirti, in tanti dicono finalmente rivediamo una società che decide, forte nelle idee. Per me lì giunta l'ha detto, di te non posso fidarmi, del tuo entourage ancora meno. Benissimo, appena torni dalla Roma vediamo cosa succederà, la tua strada sarà sicuramente lontana dalla Juve. E infatti Roma, lui non è mai passato da qua, e ti chiudo tutto. Questo è molto strano, cioè adesso avevamo capito la cessione era nell'aria, da capire a chi, perché c'erano tante squadre davvero su Hausen, però là è stato un altro segnale probabilmente di una Juventus che non ha gradito questo atteggiamento. E poi anche quella smorfia, no, nel video della Juve, ti riferisci a quella con Thiago Motta? Thiago Motta che va lì vicino, gli do l'indicazione, e lui mi ha ricordato Krasic con Conte. Ti ricordi a Siena? A Siena quando hai detto entra, quello si gira e fa boom. Ma così, no? Quindi ti dico, in questo caso non lo so, non mi è sembrato un ragazzo che dice vabbè, ok mister, sei nuovo, non ho sbagliato, voglio rimanere qui, conquisto la fiducia, ti faccio vedere chi sono io, perché io potenzialmente sono uno forte. E infatti comunque lascia la Juve, non lotta per la Juve, non per il Real Madrid, poi quest'anno andrà in Champions League. Ecco, ti dico una cosa, tu tra Bournemouth e Stoccarda che fa la Champions, che è arrivato secondo nell'ultima Bundesliga, dove saresti andato? Probabilmente in Premier, però solo perché ho un po' paura che lo Stoccarda, no, questa stagione è stata straordinaria, la Champions sarà difficile, quindi magari fare come è successo all'Union Berlino quest'anno, questa situazione. Però dall'altro lato ti posso dire che onestamente credo che la Premier League abbia avuto quel fascino giusto, no? Magari fare bene in Premier vuol dire marcare i migliori mi fa crescere. Però ecco, onestamente non è andato in un top club, non è andato lì. Potrà crescere, potrà avere minuti, però ti dico, io non ho l'idea del tutto il tifo bianconero,
ma secondo me quando c'è stata l'ufficialità, quando ti hanno letto il tweet che era andato via Hausen, ecco, onestamente molti tifosi hanno detto va bene, quanto incassiamo, non che peccato, l'opposto di Sule. Beh, poi là c'è da dire che Tiago Pinto, la sua presenza probabilmente ha fatto differenza, per chi non lo sapesse l'ex DS della Roma ora al Bournemouth, evidentemente ha avuto un buon rapporto con la famiglia di Hausen, con lo stesso Dean, e questo ha spinto il diretto interessato ad accettare questa proposta. Andiamo già oltre? No, una domanda su Hausen, che me la potete sciogliere e la sciogliete anche a loro. Quanto secondo voi ha inciso l'addio di Tognozzi e di chi comunque aveva preso Hausen? Questa è una bella domanda, colpo gobbo. Allora, c'è da dire che tutto il lavoro di Tognozzi ora, da un punto di vista economico... è andato. No, anche da un punto di vista economico lo si sta ottimizzando. Esatto. Perché Sule, e adesso ci arriviamo, Hausen, vediamo quello che succede con Nonge, che vi garantisco che sono ottime chance che anche lui parta. Altri giovani, qua e là... Probabilmente una figura come Tognozzi magari avrebbe predicato maggiore prudenza, cioè non vendiamoli tutti, secondo me. Però poi noi ora dobbiamo far mercato. Noi dobbiamo cambiare. La Juve sta cercando, non come 2 anni fa, di prendere giocatori over 30 e dire ok, ci giochiamo tutti, tutto con loro. La Juve sta costruendo una squadra che deve diventare un mix con quelli che paradossalmente ce l'hanno già fatta. I Miretti, Ildiz, Fagioli, e forse non c'è bisogno di inserire altri ragazzi come loro, ma c'è bisogno di inserire qualcuno di 1, 2, 3 anni in più con un bagaglio di esperienza maggiore. Però il lavoro fatto da Tognozzi è straordinario, cioè se adesso noi possiamo avvicinarci fare mercato, a Cobb Mainers, è perché qualcuno ha saputo scovare questi talenti. Poi sulle cessioni si può essere d'accordo o meno, voi parlate con uno, lo sapete perfettamente, che era Suregliano, Ausiano, Nongiano, però che dobbiamo fare? Sono strategie, bisogna accettarle. Poi io faccio il tifo affinché Dean diventi un grande difensore. Ma anche che la Juve, c'è la puntata di vendita. E più. Senti, invece su lei, ora il prossimo è Mattias alla Roma, abbiamo la sensazione che si stia... arrivando davvero agli ultimi dettagli, anche qua sulla percentuale, sulla futura rivendita, ne parlavamo nel mio video precedente, ma ci siamo. Sì, ci siamo, dispiace, l'abbiamo detto ieri, abbiamo fatto secondo me anche una bella analisi sul ruolo, le potenzialità in generale. Peccato perdere un giocatore del genere, perché alla fine è una chance per Sule, onestamente l'avrei voluta vedere, dai. Io sono uno di quelli come te, magari di immaginare Sule la 11. Quest'anno mi immaginavo questa maglia. Però non succederà questo, siamo a un livello alto comunque di Juventus, e credo che Sule sia stata l'unica occasione per fare il mercato immaginato da Giuntoli. Probabilmente il nome principale per provare a prendere con Menes era Chiesa ad oggi, nonostante le parole di Thiago Motta, resta un giocatore comunque al limite, però non può incassare quella cifra subito. Chiesa magari dovrai fare degli scambi, magari dovrai proporlo altrove, dovrai fare una magia. Ecco, abbiamo intervistato il mister, abbiamo intervistato Thiago, ha parlato di Chiesa semplicemente tirando la palla non in tribuna ma fuori dallo stadio. Ti chiedo se anche tu hai avuto la sensazione, ma è qualcosa che portiamo avanti ormai da giorni, sul fatto che, non dico che si parli di un corpo estraneo, ma poco ci manca, cioè di un giocatore che è lì per essere ceduto, di vedere chi. Sì, ti dico, ti faccio questo gesto, ciao Fede. Dalla sensazione che ho avuto io, dispiace, perché deve essere visto come un patrimonio della Juve. Però le parole mi sono sembrate chiare, cioè, in questo momento poi vedremo. Cioè, Chiesa è un giocatore della Juve in questo momento. Avrebbe potuto dire no, vedremo. Ma noi puntiamo su Chiesa, un grande giocatore, invece l'ho chiamato, adesso deve riposare. Ci siamo sentiti, cioè, se io guardo... Deve godersi il matrimonio, cioè, no. Se io faccio la somma fra le dichiarazioni di Thiago, la presentazione sua su Chiesa e le parole che abbiamo pubblicato oggi di sempre su Chiesa, mi sorprenderebbe tantissimo che al 1 settembre, no, fosse ancora un calciatore della Juve. Io ti dico, con Chiesa, ma proprio sensazione mia, non voglio influenzare nessuno, io immagino uno scambio, anche se non sono d'accordo con gli scambi, perché credo onestamente che la Juve deve essere libera di vendere i giocatori per poi scegliere chi comprare.
però credo che poi nel finale di mercato si possa arrivare a uno scambio, possano arrivare dei sondaggi, no, per provare a diminuire il costo del cartellino. Perché? Perché guadagna tantissimo. E lui ha mercato solo in Italia, in Premier ormai i giocatori dell'età di Chiesa non li guardano più, vogliono giocatori più giovani, vogliono quelli di 20 anni o anche più giovani. E allora ti dico, vedremo, secondo me sarà una partita aperta. Adesso con le prossime cessioni, Chiesa, McKennie, Szczęsny e gli altri, servirà veramente un capolavoro. Questa è Norimberga, sì. Noi ci prepariamo ad andare a correre, c'è la maglietta, pettorale numero 3921. Dai raga, che io sto per partire. Sono pronto. Sono due ore che dietro la telecamera fa stretching. Ci vediamo domani sempre qui a Norimberga. Con lo spazio giusto per noi. Prima amichevole stagionale, quale sarà la formazione? Boh, lo scopriremo solamente domani. Ciao.